faccio un video con i capelli lisci. In realtà oggi è il terzo giorno che ce l'ho lisci, li dovrei fare con la piastra, passare la piastra appunto per aggiustare il liscio. Comunque, ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Erika. Oggi vi porterò in questo video con me per andare di nuovo a Milano, perché poi ve lo spiegherò più avanti prossimamente, però andiamo, facciamo step per step. Quindi, primo step, ora sono del 27 maggio 2022. Alexa, che ore sono? Sono le 8:42 di sera. E ho appena finito la valigia, cioè valigia, uno zaino in realtà, perché partirò e prenderò l'aereo, andrò sempre in compagnia, nella stessa compagnia dell'altro video che ho fatto sempre per andare a Milano di aprile. Vi lascio qui il video se volete andare a vedere il vlog. Comunque, ho fatto appunto lo zaino, vi lascerò lo shorts che probabilmente è già uscito qui, poi per lei queste da portare proprio di vestiti. Questi invece li ho lasciati fuori perché praticamente sono i capi che indosserò per viaggiare, e ho questo maglioncino, canotta blu e jeans bianchi. Mi piace molto questo abbinamento basic. E poi scarpe, borsa che terrò sempre in questi 2 giorni e mezzo, perché parto domani pomeriggio dopo pranzo per andare a Bari, perché prenderò l'aereo 1 ora e 25 minuti. Sto a Milano e arrivo alle tipo 8 meno 10, una cosa del genere, a Milano, ori al serio. E poi dobbiamo andare a Milano, sì, Malpensa, certo, a prendere un altro volo, no, appunto al B&B. Comunque poi vi lascio mamma tutte quante le informazioni giù. Starò quindi domani sera, tutta domenica, lunedì, e poi lunedì, sempre verso la sera, alle 8 di sera circa, c'è l'aereo. E dato che devo viaggiare con l'aereo e devo stare pochi giorni, inutile che mi porto tipo 7 scarpe, 10.000 borse, ok, da sole, tutto deve restare tutto quanto in uno zaino. Anche perché in realtà, diciamo, lo spazio che si occupa nel mio zaino non è dato per i vestiti, ma perché i vestiti, cioè, sono due contati, ma è il computer, perché devo portare computer, prolunga, caricatore, iPad, caricatore dell'iPad, di tutto e di più. La multipresa, quelli occupano spazio, altrimenti viaggerei pure solo con una bustettina. Bustettina, sì, una busta mini. E lo zaino in questione è questo. In realtà si può diventare ancora più piccolo, però appunto dietro c'è il PC che occupa spazio. Ora faremo insieme un veloce unboxing di questo pacco che mi è arrivato da un brand. Vi lascio anche il link giù in descrizione. Si tratta di questa scatola, andiamola ad aprire. Io so già cosa contiene ed è del brand Estrid. In realtà mi piace tanto la scatola ed è tutto quanto riciclabile. All'interno abbiamo questi che sono degli adesivi. Che buon odore che hanno! Tipo qualcosa al limone, però limone non tipo svelto. Qualcosa di buono. Comunque c'è quest'altro pacchettino sempre in carta, e all'interno abbiamo, vediamo un po', ve lo mostro perché già mi interessava in realtà e voglio scoprirlo appunto insieme a voi. Allora, da quello che si può notare, un rasoio è pesantissimo, mamma mia, un rasoio, cambio di testina, tutto quanto ben impacchettato, ovviamente con le proprie protezioni. Si può togliere in questo modo, cioè si preme questo bottone qui e si cambia testina. Ci sono appunto le testine ricaricabili, cioè si comprano le altre, insomma. Però la particolarità in realtà di questo rasoio è che mi interessava molto. Con questo aggeggino, questa ventosa, ed è fatto pure bene, cioè comunque una ventosa che si attacca al muro, magari in doccia, così non avete cose che cadono. Si mette all'interno e ta-dam! Avete il rasoio a portata di mano. E c'erano anche diversi colori. Io ho deciso questo rosa, ecco perché tutto quanto il pack appunto di questo rosa. Finita questa parte di unboxing, devo andare a finire in realtà una lista. La lista, ovvero da inviare all'altra persona che viene con me, che in realtà non so se vuole essere ripreso barra A. Quindi lo scopriremo insieme, magari glielo chiederò. Ti posso chiedere una cosa, ma tu vuoi essere ripreso? E quindi devo fare questa lista perché non ha mai viaggiato in aereo, non sa cosa si può portare e cosa no, e quindi andiamo a fare questa lista. Come si può ben notare, in realtà ho già fatto un po' la lista. Queste qui sono le cose che ho già messo quelle segnate nello zaino, e quindi ora vado a fare una lista apposta. Questa qui è per me, e poi vado a fare una lista apposta per l'altra persona ora. Oggi è 28
maggio 2022. Sono le 3 precise, le 15 di pomeriggio. Devo aspettare, sto aspettando che mi passano a prendere. Ho ripassato anche la piastra dei capelli, molto più swish, lisci. E comunque sono pronta. Questo qui è il look totale. Zaino di qua, eccolo. Quella busta che devo portare e mettere nello zaino dell'altra persona. E poi qui abbiamo il maglioncino che metterò su e poi la borsa. E abbiamo finito, quindi ora sto solo aspettando appunto che mi passino a prendere e sono pronta. Dobbiamo andare a Bari e a prendere l'aereo. L'aereo è alle 18:30. Siamo arrivati a Milano, abbiamo lasciato le cose nel B&B, il telefono mio è pieno di è piena la memoria del telefono e poi stiamo andando a cercare un poké perché vogliamo quello per cena, quindi andiamo alla ricerca e anche la giornata non è il massimo, però dovrebbe piovere solo questa notte, vista della camera molto bella. Allora, oggi è 29. Comunque è molto meglio questo telefono, questo è l'iPhone 13 Pro. Comunque, oggi è 29, abbiamo mangiato, abbiamo fatto colazione. Allora, 2 ore per trovare un bar senza glutine, senza lattosio, senza niente, senza bar. È un posto buonissimo, Pan per me si chiama. Niente, è questo. Ciao! Dandone invece le biciclette. Ti posso chiedere una cosa, ma tu vuoi essere ripreso? Come vuoi, se vuoi riprendere, riprendi. No, è un'informazione che chiedo a te. Ti lascio libertà. Abbiamo preso il biglietto per entrare. In realtà non sono mai entrata, anche se sono stata a Milano per 3 anni, sono solo salita su. E quindi oggi entreremo. Entrerò per la prima volta io nel Duomo. L'altra persona qui accanto a me è già entrata.
aggiornamento, abbiamo finito di mangiare, il poke è molto meglio rispetto a quello di ieri sera. Poi vi lascio tutti quanti i nomi scritti sopra e anche giù in descrizione. Ora andiamo in direzione Castello Sforzesco, Parco Sempione e Arco della Pace. Ora stiamo andando verso City Life, abbiamo preso il tram 1 dall'Arco della Pace e niente, molto bella la vista comunque, è uscito pure il sole e fa caldo. Abbiamo fatto tutto quanto per il pomeriggio, però abbiamo fatto tipo 30.000 passi, sono le 18, come si può ben vedere, e poi stasera andiamo da Donna Burgerita. Comunque è bellissimo il panorama. Ora direzione Donna Burgerita, appuntamento alle 20.30. Siamo tornati al B&B, però nel frattempo vi metterò ovviamente le clip, nel frattempo che vi parlo, e mi sono segnata le varie cose di Donna Burgerita. E comunque questo locale di Donna Burgerita è questo il secondo dove siamo andati noi, che è Porta Romana a Milano. È aperto da 4 anni, invece quel primo locale l'hanno aperto 9 anni fa a Menate. Allora, cosa abbiamo preso? Abbiamo preso le entrecotte di Wagyu, 286 grammi, livello di grasso 5, dal 5 in su è ancora più costosa ed è difficile da trovare, cioè è molto rara. In pratica questa era la carne più buona del mondo. È molto molto, cioè si squagliava in bocca, appunto tutte le venature del grasso che si vedevano si squagliavano in bocca, e il sapore si sente, e l'abbiamo leggermente scottata con la pietra bollente. È veramente delicato, perché poi c'era il croccante che risultava dal grasso, che però si scioglieva e insieme alla carne. Un sapore favoloso, cioè mai provato prima e bisogna provarlo una volta nella vita, anche se è molto costosa. Altra cosa dell'entrecotte di Wagyu è che ci veniva servita anche con una salsa di teriyaki, teriyaki e scaglie di mandorle. Ho provato anche a metterli ad assaggiarli con queste, molto molto buona, e anche perché il dolce della salsa teriyaki e poi il croccante delle mandorle insieme al grasso e la morbidezza della carne, una delizia. Dovete provarla. Poi abbiamo preso una rubia di 1376 grammi, è una carne spagnola, è un sapore di carne mai sentito prima d'ora, cioè è molto forte, c'erano diverse carni, a noi piace quella forte proprio di sapore, quindi abbiamo preso questa qui che ci è stata consigliata, molto molto buona, è stranissima all'interno, è il contrasto tra parte croccante esterna che è stata tipo caramellizzata del grasso, poi il grasso che si scioglieva all'interno e la carne, proprio il sapore della carne, poi ovviamente tutto buonissimo. E per ultimo ci è stato omaggiato dallo chef il filetto di manzo, e sembrava marinato, in realtà non era marinato, e anche questo il taglio, cioè si tagliava giusto che toccavi con il coltello, era buonissimo. Anche questa si squagliava in bocca. Sono tre sapori completamente differenti, però molto molto buono. Detto questo, ci vediamo domani. Che giorno è oggi? Oggi lunedì 30 è arrivato il giorno per cui sono venuta a Milano. Ovvero sono venuta a Milano perché devo fare un esame di nuovo. Non lo stesso, un altro. L'altra volta è andata bene, quindi incrociate di nuovo per me le dita, con me le dita, che vada bene. E ce l'ho verso l'una. Abbiamo fatto colazione da un Officina Zero. Comunque questo video è tipo un video anche per celiaci, senza lattosio, cose così. Quindi se siete intolleranti al lattosio, al glutine e celiaci, potete vedere questo video e andare appunto dove siamo andati noi. E ora andiamo al Politecnico, da quella parte. Bravo. E ora andiamo al Politecnico, così faccio vedere un po' il Poli com'è. Alla sede di Leonardo, però.
finito l'esame, abbiamo anche mangiato, sono le 4:20 e 26 del pomeriggio. Stiamo andando verso il parco Indro Montanelli e poi andiamo a prendere l'aereo. Allora, l'esame come andate? In realtà vi spiego un attimo, l'esame doveva essere in presenza, il professore ci dice all'ultimo che era in online. Sono venuta a Milano per farmi l'esame online. Per fortuna la casa in cui sono stata i primi 2 anni c'è una mia amica e quindi mi ha ospitato lei durante l'esame, per fortuna. E ora abbiamo appunto mangiato e andiamo a prendere si è appostato quel taglio, ok. Posso mettere questa scena? Ciao, niente, poi andiamo a prendere l'aereo. Sono alle 8 di sera del giorno dopo, quindi è il 31 maggio 2022. Non mi sono fatta sentire per niente fino adesso, perché ieri sera, prima di prendere il volo, prima proprio di salire sull'aereo, mi è arrivata la mail del professore che spiegava che la prima parte di questi 3 esercizi non andava bene, cioè l'ha sbagliata lui proprio, e quindi dobbiamo ripetere l'esame. L'ho ripetuto oggi di nuovo all'1:30 e in pratica in questo video sono andata a Milano per fare un esame online. Abbiamo mangiato cose per celiaci, perché è intollerante al lattosio, quindi è stata anche utile sotto questo punto di vista, però anche questo video serve per un ricordo mio personale, perché mi piace appunto ricordare con i video. Una cosa che non ho detto è che ho cambiato gli occhiali, mi piacciono di più rispetto a quelli di prima tondi, poi magari un altro video vi faccio vedere la differenza. Questi qui sono di Tom Ford e sono stupendi secondo me, molto molto belli. E quindi niente, noi ci vediamo al prossimo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un piccolo like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video, baci!